te che ci segui da casa a questa nuova puntata di C'era una volta. Come potrai vedere, è una puntata un po' speciale, un po' diversa. Ecco, chiamiamola così, una puntata speciale che condurremo io e Giorgia. È speciale perché? Perché è un po' diversa, perché guarda un po', oggi inizio già con un pennarello e con dei fogli. Sai perché? Perché vogliamo stimolare la fantasia con un pennarello e un foglio bianco. Io stessa, come tu sai, non ho preparato nulla e tutto verrà con la fantasia che accompagnerà le nostre mani, il nostro pennarello sul foglio. Allora Giorgia, sai cosa vorrei fare oggi con te? Inventiamo prima un disegno e poi una storia. Allora, guarda, non è nulla di preparato. Se io faccio una curva così, tu come la continueresti? Cosa ci vedi? E se io faccio così, tu cosa ci faresti? Puoi anche continuare se vuoi. Bene, Giorgia, vede un bellissimo... Beh, io immagino che Giorgia vede un bellissimo fiore che un giorno decise di voler invitare tutti i suoi amici a sorridere. E quindi pensò di fare una bella cosa, di chiedere al... di chiedere al sole di poter far sorridere tutti i fiori di quel campo. Ad un certo punto successe che in realtà nel prato arrivò un insetto un po' furbetto che decise che non era giusto che tutti dovevano ridere perché altrimenti non avrebbe potuto pungere nessuno, perché era un insetto un po' dispettoso che andava sempre a pungere i fiorellini semplicemente per fargli dispetto, e disse: se si mettono tutti quanti a ridere e a divertirsi, io non posso far arrabbiare nessuno, non è giusto. Questo insetto ve lo presento, è la piccola ape apina, che nonostante il nome simpatico era un po' dispettosetta perché usava il suo pungiglione per pungere, per far dispetto ai fiori. Il fiore che invece voleva far ridere tutti chiese aiuto invece ad un animale bellissimo, ad un insetto bellissimo. A chi chiese aiuto secondo te, Giorgia? Beh sì, chiese aiuto a una libellula. Chiese aiuto alla dolcissima libellula, la quale era l'unica che poteva far ragionare la nostra ape e far capire che non era giusto punzecchiare i fiorellini, ma che anzi bisognava fare il fresco con le sue ali per portare un po' di frescura, un po' di divertimento a questi fiori. Arrivò poi nell'aria svolazzante anche una bellissima... Tu cosa faresti? Arrivò una bellissima... Beh sì, guarda, ti posso assicurare che nulla era preparato e stiamo inventando insieme questa storiella. Io non sapevo che Giorgia avrebbe disegnato un'ape, né tantomeno una libellula e né tantomeno una bellissima coccinella. Arriva nell'aria una bellissima coccinella che anche lei, contenta di dover far sorridere i fiori, cosa fa? Va nei suoi fiori e va a grattare il polline per farle divertire con un po' di solletico. Ecco qui, abbiamo raccontato una mini piccolissima storia del fiore che voleva ridere con il sole sorridente e che tutti fanno sorridere l'ape che era un po' dispettosa con l'aiuto di una bellissima coccinella e delle libellule di Giorgia. Ciao!